Salvataggio ad alta quota da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina guidati dal capo reparto Eugenio Siena. I pompieri valdianesi, la scorsa notte, sono stati allertati per la presenza di un veicolo a Sant'Angelo a Fasanella in difficoltà nella zona montana a circa 1000 metri di altezza. A bordo due persone dell'Interland napoletano che volevano proseguire verso Petina per poi raggiungere lo svincolo autostradale, ma sono stati sorpresi dalla neve e dalla strada non certo ottimale con quella temperatura e con quelle precipitazioni. A questo punto i vigili del fuoco sono partiti da Sala Consilina, hanno lasciato il veicolo pesante in paese e hanno raggiunto in poco tempo a bordo del fuoristrada, nonostante le difficoltà legate al maltempo con temperature sotto lo zero e all'oscurità, il veicolo in difficoltà. L'intervento tempestivo da parte dei caschi rossi ha permesso che i due occupanti dell'autovettura non avessero delle conseguenze fisiche. Il veicolo è stato quindi trainato in sicurezza e i due hanno potuto riprendere la strada di casa.